Sono Ferdinando Morelli e rappresento l'associazione La Via Popilia. Noi lavoriamo da più anni ad un progetto di valorizzazione dell'itinerario dell'antica strada consolare romana per la parte calabrese. La strada romana partiva da Reggio Calabria per raggiungere Capua e poi da lì fino a Roma. Noi curiamo l'itinerario di turismo lento dal Pollino, dall'Enoborgo fino alla città di Reggio. Attraversiamo oltre 50 borghi con la formula del turismo lento, quindi camminare a passo lento per fruire di tutto quello che di tutti quelli che sono i patrimoni calabresi a livello culturale, a livello storico, archeologico, enogastronomico e tanto altro ancora. Oggi ci troviamo al ponte romano sul fiume Savuto nel territorio di Scigliano. Promuoviamo il nostro itinerario attraverso uno spettacolo di rievocazione storica. In particolare è stato allestito un accampamento romano che per 3 giorni ha visto delle legioni romane vivere nell'accampamento per nottare con i turni di guardia e fare poi lo spettacolo di combattimento con le truppe cartaginesi di Annibale. Lo spettacolo ha visto il coinvolgimento di oltre 50 rievocatori e ci sono state anche le danzatrici che hanno inscenato uno spettacolo di danze antiche. Tutto questo per attirare l'attenzione su questo grande patrimonio che è costituito dal ponte romano, che è qui da 2000 anni, che ha visto passare tanta acqua, l'acqua del fiume Savuto, e che ha visto tanti eventi storici che si sono succeduti lungo questo itinerario. La Calabria è ricca di storia, è ricca di patrimoni. Tutti insieme dovremmo fare un maggiore sforzo per valorizzare ciò di cui disponiamo. È stata una giornata bellissima.